Lo so, faccio schifo, sono una merda, sono un... Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo con le uscite del mese e come ogni mese mi vantavo del fatto che non arrivassero mai in ritardo, ma purtroppo questo mese arrivano in ritardo perché oggi che vedete il video purtroppo è il 2 settembre, ma comunque un giorno di ritardo credo che voi me lo possiate anche perdonare, anche perché ho avuto tanti impegni, ho dovuto registrare tanti gameplay, tante puntate da poter caricare sul canale a breve e quindi purtroppo mi sono completamente dimenticato delle uscite del mese. Comunque signori, finalmente ricominciano le uscite del mese, quelle abbastanza piene, quelle pienotte, e ci porci man ci lanci monci 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 bom. Ci lasciamo alle spalle i mesi estivi che sono una merda. Con pochissime. Niente, oggi non ce la fa. Ciao, ciao. Mortacci mia, mortacci. Non so manco parlare l'italiano, figurati l'italiano. E che cazzo stavo a dire? Boh, non mi ricordo più. Comunque, i mesi estivi a pochezza, poca roba. Qualche uscita così. Adesso, ultimamente, è uscito Until Dawn che ho comprato. Ma ci farò un video a parte. State sintonizzati, state sul pezzo. Finalmente, quindi dicevo, arriviamo in un periodo dell'anno in cui i titoli iniziano ad arrivare. Quindi partiamo subito con il 1° settembre, ovvero ieri, perché esce, signori, il gioco che potrebbe fare la storia, ovvero esce Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, debutto della serie da open world, con la possibilità di elaborare strategie, decidere se andare all'azione di giorno o di notte. Comunque, un nuovo capitolo di Metal Gear Solid che in tantissimi stavano aspettando e che sono sincero, purtroppo non giocherò perché non ho seguito bene la storia. So qualche titolo, qualche capitolo l'ho seguito così, molto alla rinfusa, quindi non sono un esperto. Uscirà per PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360. Proseguiamo subito con il 4 settembre perché esce Mad Max. Dopo l'uscita nei cinema del film, uscirà anche il titolo per PC, PlayStation 4 ed Xbox One, un open world che si potrà anche visitare sopra il nostro veicolo fidato. Veicolo che si potrà utilizzare non solamente per viaggiare, ma addirittura anche per combattere. Il 9 di settembre esce Tearaway Unfolded per PlayStation 4. Diciamo rinnovamento del titolo che era uscito per PlayStation Vita. L'11 settembre, esclusiva Wii U, incredibile, esce Super Mario Maker, uscito per l'anniversario di Super Mario. Molto particolare perché si potranno scegliere i mondi, ma soprattutto gli stili con cui giocare. Ma ancora cosa molto più particolare è la possibilità di creare i propri stage. Voi potete creare qualunque, veramente qualunque cosa e farla giocare ai vostri amici online. Il 17 settembre si parte con la nuova stagione calcistica perché esce Pro Evolution Soccer 2016 per PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 e PlayStation 4, titolo che ho provato nella demo sul PlayStation Store. Quindi mi raccomando, ragazzi, se non lo sapevate, sul PlayStation Store c'è disponibile la demo. Potrà ancora essere un gradino sotto il titolo EA. Probabilmente dal prossimo anno si inizierà veramente a prendere decisioni importanti per quanto riguarda lo spostamento da FIFA o Pro Evolution. Chi lo sa, vedremo. Comunque anche nei prossimi giorni uscirà la demo di FIFA. Staremo a vedere. Il 18 settembre, uscita importante per quanto riguarda i possessori di Xbox One, perché esce Forza Motorsport 6. La cosa che mi fa pentire di non avere un Xbox One è il fatto che questo titolo possiede una quantità quasi limitata di veicoli all'interno del gioco, cioè ci sono veramente praticamente tutti quanti. Sta cosa secondo me è una figata, il poter scegliere cioè poter scegliere tra una vastissima appunto scelta di veicoli su cui poter andare, secondo me è stupendo. E come detto, il 24 settembre, secondo titolo attesissimo per quanto riguarda il mondo calcistico, perché esce FIFA 16.
quest'anno con qualche novità in più. C'è sempre il solito FIFA Ultimate Team, ma c'è anche una nuova modalità che sinceramente adesso non mi ricordo come si chiama, ma che ti dà la possibilità di crearti la propria squadra, giocare le partite con quella squadra e poi quella squadra lì sparisce. In più sono state aggiunte anche le nazionali femminili. Interessante, vedremo un po' il 24 settembre su tutte le console, ovviamente. Aspettiamoci, secondo me, una bomba di gioco oppure una merda come FIFA 15, FIFA 14, cioè alla fine sempre il solito gioco. Chiudiamo il mese, il 29, con due titoli: NBA 2K16 su PlayStation 4, PlayStation 3, 360 ed Xbox One, miglioramento maggiore sulla carriera, ovvero è improntata più sul film, più sul proprio per farti vivere come se tu fossi quel giocatore, la tua carriera, i tuoi successi, le tue vittorie, anche le tue sconfitte ovviamente, e quindi è tutto più emotivo, più immersivo. Sempre il 29 di settembre, come detto, esce anche Tony Hawk Pro Skater su PlayStation 4 ed Xbox One e successivamente a novembre anche su PlayStation 3 e Xbox 360. Si voleva tornare un po' alle origini con questo titolo e infatti sono stati reinserite modalità che c'erano anche nei vecchi titoli. E in più ci sarà anche la possibilità di sfidare altri skater online tramite gare o comunque a suon di trick. Dove è andata la pallina? Dove cazzo sei andata? Dovevi andare contro la telecamera, mortacci tua. Oh, ma porca puttana. Questa non ha neanche la... Non ce la faccio! Oile! Perfetto. Scusate, ho spaccato tutto. Comunque, signori, le uscite del mese finiscono qua. Scusate ancora per il giorno di ritardo. Cioè, ragazzi, mi sto scusando con voi perché ho ritardato le uscite del mese di un giorno. Cioè, ragazzi, ma chi altro fa queste cose? Basta, io me ne vado, ciao. Stavo scherzando, eh. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, sostenete la serie, ragazzi, scusatemi ancora. Ditemi cosa avete acquistato nei mesi scorsi, ma c'ho il fiatone. Ma soprattutto ditemi cosa acquisterete in questo mese. Sono convinto che la maggior parte di voi sta già giocando a Metal Gear Solid. Signori, noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da mezzo e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. We'll be right back.